La sera del 28 maggio 1606, in Campo Marzio, Caravaggio uccise Ranuccio Tomassoni durante una partita alla pallacorda. Si giocava in quattro per squadra e la posta in gioco era altissima. 10.000 scudi che il pittore doveva al Tomassoni. La faccenda s'era messa molto male. In quella notte tempestosa, Caravaggio, gravemente ferito, cercò riparo in casa della sua protettrice Costanza Sforza Colonna, che insieme a Marzio Colonna escogitò la fuga del pittore prima a Zagarolo e poi a Paliano, loro feudi nel Lazio meridionale. A settembre questo rifugio non fu più sicuro e fu costretto a scappare a Napoli, nella meravigliosa capitale del meridione. Cosa fu Napoli per Caravaggio? Mano tesa o pugno chiuso? Mare che scintilla o sconfinata malinconia? La città lo accolse a braccia aperte nei primi 9 mesi di soggiorno. I suoi dipinti erano richiesti da mercanti ricchissimi, ma anche da homines novi che tentavano l'arrampicata sociale. Piaceva ai giovani e ai meno giovani. Frequentava vari artisti, tra cui Battistello Caracciolo e i fiamminghi Finson e Vink, la cui bottega si trovava nella zona dell'attuale Piazza Carità. Napoli gli procurò fama internazionale. Tramite il viceré Don Juan Pimentel y Herrera, le sue opere giunsero in Spagna e grazie agli amici pittori arrivarono oltre Alpe, nel cuore dell'Europa. Che fosse in città dal 6 ottobre 1606 è testimoniato da una ricevuta bancaria con cui il ricco mercante Nicolò Radulovic, originario di Dubrovnik ma da anni a Napoli, versava all'artista 200 ducati per una pala di dimensioni monumentali raffigurante la Madonna col Bambino e l'abbraccio dei santi Domenico e Francesco. La consegna doveva avvenire il successivo mese di dicembre, ma il mistero avvolge il dipinto. Non sappiamo nulla della sua effettiva realizzazione da alcuni studiosi messa in relazione con la Madonna del Rosario di Vienna, in vendita a Napoli nel 1607. Semmai l'opera fu realizzata, Caravaggio dovette lavorarci quasi in contemporanea a quella che ad oggi è una delle sue più straordinarie composizioni. Il dipinto destinato ad ornare l'altare maggiore della chiesa del Pio Monte della Misericordia. La cappella originaria del Pio Monte della Misericordia, quella che ha potuto vedere Caravaggio, era d'aula unica, piccola ed essenziale, rispetto a quella pianta centrale sormontata dalla grande cupola tardo barocca che si vede ancora oggi. Il risultato doveva essere stupefacente per chi entrava nel piccolo oratorio che dava sull'attuale via dei tribunali. Nella penombra della navata, dal fondo, sembrava aprirsi un vicolo di Napoli. Il Pio Monte è un'istituzione laica nata nel 1602 da un gruppo di giovani aristocratici napoletani con la missione di esercitare le 7 opere di misericordia corporale. Seppellire i morti, visitare i carcerati, dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, dar da bere agli assetati, curare gli infermi e ospitare i pellegrini. L'innalzamento architettonico ha modificato la visione della tela di Caravaggio, trasformando il messaggio filosofico e cristiano della pittura. Posizionata in alto, la distanza e l'altezza stessa privilegiano la figura dell'angelo
avvolto da un drappo che con un battito d'ali forma una sorta di mandorla intorno alla Vergine e al bambino. La caduta dell'angelo afferma il potere della divinità, mentre i dettagli dell'umile carità umana sono appena visibili. La goccia di latte sulla barba dell'affamato, l'acqua fresca sulle labbra di Sansone assetato. Dettagli di conforto che diventano invisibili agli occhi degli umili mortali che guardano dal basso verso l'alto la grande pala d'altare. Delle tele che ornavano gli altari commissionate dai confratelli della Misericordia, Caravaggio fece in tempo a vedere solo la deposizione di Giovanni Baglione e la parabola del buon samaritano di Giovan Vincenzo Forlì, che trovò collocate in chiesa al rientro dal suo viaggio a Malta. Con questa stupefacente pala, Caravaggio si colloca in un lampo al centro della produzione artistica partenopea. Fioccano le commissioni. Una delle più straordinarie è la pala destinata all'altare della famiglia De Franchis, in San Domenico Maggiore. La chiesa di San Domenico era una fondazione antichissima. Una delle cappelle, realizzata per la famiglia Brancaccio, è ancora decorata con affreschi di inizio 300 da Pietro Cavallini, in cui compare una crocifissione di Sant'Andrea, tema assai raro che Caravaggio poté vedere e rimeditare nella sua opera con lo stesso soggetto per il Viceré. La flagellazione fu posta sull'altare della Cappella De Franchis poco dopo il 1654, ma non vi rimase a lungo. Nel 1675, il domenicano Andrea D'Auria di San Severino sostituì il dipinto con una statua lignea della Madonna del Rosario, ribattezzata la Madonna de Zia Andrea. La flagellazione venne così traslata su una parete laterale della cappella e continuò la sua peregrinazione in vari ambienti della chiesa, fino a che, dopo il terremoto del 1980, fu ricoverata al Museo di Capodimonte. Non meno travagliata della collocazione dell'opera sembra la sua ideazione. Le indagini diagnostiche hanno infatti messo in luce numerosi pentimenti,
Nella radiografia è visibile una figura maschile posizionata a destra, forse un domenicano, in seguito ricoperta dallo scherano. Per la tela, Tommaso De Franchis versò diversi pagamenti nella tarda primavera del 1607. Subito dopo, Caravaggio si imbarcò per Malta, con l'ambizione di ricevere la croce dei cavalieri gerosolimitani. Passando per la Sicilia, rientrò in città nell'autunno del 1609. Ricevette subito importanti commissioni e nel maggio del 1610 realizzò per il grande mecenate genovese Marcantonio Doria la Sant'Orsola trafitta dal tiranno. Nella tarda primavera del 1610, Caravaggio era stanco e sfibrato, desideroso di rientrare a Roma. Lasciò il palazzo di Costanza Colonna, oggi Palazzo Cellammare, e a bordo di una feluca carica di dipinti, salpò verso casa, probabilmente avendo avuto notizia della grazia papale. Quello fu l'ultimo terribile viaggio di Caravaggio, che incontrò la morte a Porto Ercole, non riuscendo mai a rivedere Roma.